Settimo tramonto serio. L'autrice si presenta. Si definisce un'anima gotica, oscilla fra il rosso e il nero, giornalista e direttrice di 3 collane editoriali. Firma i suoi libri con uno pseudonimo, Victoria Schiller. Buonasera Claudio, buonasera a tutti. Ciao Victoria, questo è il nome, il tuo pseudonimo con cui appunto firmi i tuoi libri. Oggi ci parli di una serie, di una collana di libri, Ash l'incubo. Sì, I misteri paranormali di Theodore Chessel e Alvin Fraser, questo è il sottotitolo che accompagna il primo capitolo di una serie letteraria a puntate che ho concepito sul modello dei Penny Dreadful vittoriani, ossia dei racconti a puntate di genere paranormal gothic che andavano molto molto di moda appunto nel periodo della regina Vittoria in Inghilterra. Io ho preso spunto da lì e una sera, mentre stavo guardando per l'ennesima volta, io sono una patita di Tim Burton, quindi Il mistero di Sleepy Hollow, ho pensato di creare un mio mistero e quindi ho dato vita a un investigatore paranormale, Theodore Chessel, ma mi mancava un pezzo e quindi l'ho sdoppiato ed è nato con lui Alvin Fraser e sono nati i misteri, le avventure paranormali di Theodore Chessel e Alvin Fraser. In realtà per arrivare all'uscita Ash l'incubo ci è voluto un po' di tempo, cioè c'è stata una gestazione molto lunga, perché poi Ash l'incubo è figlio di diversi esperimenti letterari. Il manoscritto è rimasto per quasi 10 anni nel cassetto, una volta che l'ho scritto, è rimasto lì in attesa di essere recuperato. 2-3 anni fa l'ho recuperato, ho pubblicato la prima uscita che ho intitolato Il mistero di Ash con una casa editrice, poi ho dato vita al seguito che ho chiamato L'incubo e ho pubblicato in self, poi dopo mi sono fermata, ho deciso di mettere ordine in questa serie letteraria a puntate e mi sono convinta a intervenire totalmente, a rivoluzionare un pochino la storia, a integrarla, a naturalmente aggiungere una parte inedita e così è nato Ash l'incubo. Quindi questo primo capitolo della serie letteraria a puntate dedicata appunto ai misteri paranormali di Theodore Chessel e Alvin Fraser. Perché una serie letteraria a puntate? Perché l'ho concepita come se fosse una fiction, quindi c'è sempre un finale appeso, come si direbbe, il cosiddetto cliffhanger, quindi per chi ama la tensione, il pathos, io ho cercato di conservarlo fino alla fine per poi continuare naturalmente nei prossimi capitoli. Questo primo capitolo è un capitolo introduttivo, ci ritroviamo ad Ash con i nostri due protagonisti, due investigatori che vengono letteralmente catapultati in questo villaggio che a onor del vero esiste, è esistito, è un villaggio di origine sassone, tutt'oggi presente in Inghilterra, si trova nelle vicinanze di Londra, si chiama Ash Coombe Ridley ed è una parrocchia di 7.000 abitanti, quindi esiste e io naturalmente ho inventato intorno a questa storia una vicenda particolare che unisce sia la storia reale sia naturalmente la fantasia enorme che ho dovuto creare per dare vita a questa vicenda che si dipanerà in diversi capitoli. In questo primo, come dicevo, ci troviamo ad Ash insieme a Fedor e a Delvin che vengono letteralmente inviati così, mandati improvvisamente in questo villaggio in tutta fretta perché ci sono stati diverse morti misteriose, in realtà più che morti misteriose sono dei palesi omicidi, però i nostri due investigatori vengono subito deviati in questa soluzione dall'omertà del villaggio, perché quando si ritrovano davanti all'ennesimo cadavere, 13 bambine sono state uccise, loro arrivano proprio quando c'è il 13° corpo abbandonato al centro del villaggio,
Il villaggio e gli abitanti si chiudono in un mutismo assoluto, non parlano, non comunicano, non dicono niente, non rivelano nulla di quello che in realtà sanno. E quindi gli investigatori si ritrovano totalmente dispersi, totalmente incapaci di riuscire a comprendere quello che succede. E così cosa accade in realtà? Che il mistero che va incontro a loro, in poche parole, accadono altri omicidi, muore gente intorno a loro, accadono diverse circostanze che mettono in crisi i due giovani, e troveremo da un lato Fedor che farà i conti con delle visioni molto particolari che sconvolgeranno la sua mente, la sua vita, dall'altro Delvin, il suo amico fraterno, che si troverà a rivivere una circostanza già vissuta nel suo passato, e quindi entrambi rivivranno un passato che per Fedor è totalmente sconosciuto, mentre per Delvin è noto e lo riporterà nella sfera, nella grande nuvola della vendetta, e quindi entrambi faranno i conti con il proprio destino e soprattutto con i propri demoni. Poi, naturalmente, ci sarà una chiave che aprirà un'altra porta e inizierà un altro racconto nel racconto. Quindi questo in termini molto semplici e molto spicci quello che è la trama di questo primo capitolo. Ne seguiranno poi altri, naturalmente. Io mi auguro di continuare per un po' di tempo con questa scrittura e questi due personaggi che mi hanno particolarmente coinvolta già dall'inizio. Si prefigura molto avvincente, devo dire. Volevo togliermi una curiosità: in che senso ti definisci un'anima gotica? Cioè, nel senso di approccio alla scrittura, cioè per il genere appunto di scrittura che pratichi, o è proprio un tuo approccio alla vita? Allora, è un approccio alla vita. La scrittura, diciamo così, è una valvola di sfogo, ma nel senso è una dimensione nella quale mi ritrovo, ma è proprio un modo di vivere. Io trovo comunque sia la bellezza in qualcosa che gli altri definirebbero brutto, oppure macabro, oppure inquietante. Io in realtà invece ci trovo qualcosa di bello. È come chiedere se ti piace la montagna o il mare. Mi piace il mare, mi piace punto. Mi piace la montagna, mi piace la montagna punto. Mi piace il gotico, sono un'anima gotica. Ecco. Bene. Dove troviamo Esce l'incubo, per chi fosse interessato? Sì, si trova su Amazon sia in ebook che in cartaceo, quindi possono reperirlo tranquillamente sul maggiore store online, conosciutissimo da tutti. Benissimo. Vabbè, quindi in attesa di nuovi sviluppi di questa serie a puntate, ti salutiamo e corriamo a comprare Ash l'incubo. Grazie per l'ospitalità, e un saluto a te in particolare e a tutti quanti quelli che ci seguono. Grazie. Ciao a te, grazie Vittoria. Ciao.